Ciao a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, ho cambiato postazione, infatti spero le luci, anzi la luce basti ad illuminarmi in immenso, perché questo è un video super speciale. Lo aspettavamo da tempo ormai immemore e finalmente eccolo qui, il video haul delle cosine che ho preso a Londra. Sono stata dal 21 al 25, quindi in realtà 5 giorni abbastanza pieni, insieme a Julie, Quimby e a Desiree. Ci siamo divertite da pazze. Abbiamo anche litigato da pazze, perché raga, pensate, tre ragazze totalmente diverse tra di loro che stanno insieme 24 ore su 24 per 5 giorni nella stessa camera, un buco così di penso neanche 10 metri quadri, quello che è potuto succedere. Ma a parte questo, abbiamo anche comprato tantissimo e quindi oggi sono qua a farvi vedere tutte le meraviglie che mi ha riservato Londra. Devo dire che rispetto alle altre volte ho fatto una ricerca un pochino più profonda di dove andare, i negozi che c'erano, che avevano aperto nuovi, quindi mi raccomando, rimanete dall'inizio alla fine perché sarà un continuo wow e mi scuso già da ora perché so che durerà tantissimo. Allora, in realtà io pensavo di iniziare a farvi vedere il cibo che mi sono comprata, che in realtà sono quasi tutte cose dolci e solitamente a me non piacciono. Allora, da Sainsbury mi sono comprata questo tè, che è quello della buonanotte, tipo. In realtà il profumo mi ispira un casino, avrei voluto comprarne di più di tè o anche le fragranze speciali, i miscugli quelli nelle bustine, però avevo paura poi me li bloccassero nella valigia, quindi ho detto vabbè, prendo queste in bustine e ciao pace amen. Poi siamo andati da Poundland, in realtà li trovate un po' ovunque, io sono passata a quello di Camden Town e a quello di Notting Hill, che è proprio su Portobello Road, e ho preso questi qua che sono i mini Oreo. In realtà ce n'erano tipo 4-5 di questi pacchetti da due, e per chi non conoscesse questo negozio la particolarità è che viene tutta una sterlina, un pound. Poi ho preso tre pacchetti di questi, allora se non li conoscete dovete provarli, sono i Reese's, penso Julie se ne sia mangiate una fabbrica intera mentre eravamo lì e io li ho presi semplicemente da portare via, quindi dai, sono stata brava. Poi ho comprato queste che sono le mie caramelline preferite, che sono le Polo. Poi questo non fa parte del cibo ma è sempre da Poundland, ho preso queste pugnettine che io le uso per rimuovere le maschere. Questi, raga, ciao, sono gli anacardi tipo tostati con il miele, infatti ce ne siamo già mangiate due pacchetti, questo è il terzo e ho detto vabbè, lo porto via. Poi ho preso questi che sono delle caramelline, dei cioccolatini super 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 famous, eccoli qua, questi non li ho proprio aperti quindi non vedo l'ora. E poi sempre continuando con il cibo, siamo passate all'M&M store che sta più o meno vicino Piccadilly Circus. Ho preso questi che sono i nuovi tipi, che all'interno dovrebbero avere il cioccolato soffiato, una cosa del genere, si chiamano crispy, qualcosa così, e sono buonissimi. Se andate qua, raga, preparatevi perché non siete pronti. E poi ho preso questi che sono invece quelli normali con all'interno la nocciolina. Detto ciò, io credo il cibo sia finito, cioè mi sono proprio mantenuto, ho preso giusto così qualcosina. E adesso passiamo ai cosmetici, perché mi è ripresa un po' la pazzia, la fissa. Infatti stay tuned per i prossimi video haul, che sarà sicuramente quello del Black Friday, perché anche lì ho davvero leggermente esagerato. Ma a parte questo, siamo andate nel centro commerciale che si chiama Westfield Center, c'erano un sacco di negozi, tra cui il primo in cui siamo entrate è Superdrug, anche questo lo trovate un po' ovunque. E quando siamo andate c'era il Black Friday, quindi c'erano un sacco di sconti e tantissimi regalini, oppure se arrivavi a un certo tot ti regalavano qualcosa, e infatti così è stato. Adesso vi faccio vedere. Prima di tutto ho preso uno dei miei shampoo secchi preferiti, che è questo qui della Batiste, e c'era questo mega formato che sono esattamente 400 ml, e questo qui l'ho pagato esattamente 2 sterline e 47, ne avrei presi di più se non fosse che pesa in valigia. Poi ho preso questa maschera peel off al carbone e bambù, che è di questo marchio che si chiama T-Zone, e questa qui l'ho presa mentre ero in fila alle casse, l'ho pagata 2 sterline e 99. Poi c'era un'offerta, prendi 3 paghi 2, oppure prendi 3 paghi 1, non mi ricordo.
ricordo. Comunque, di questi tre mini Colgate, io portandoli Invisalign, lo sapete, quando sono in giro magari capita mi devo lavare i denti eccetera, e questo qui è comodo da portare perché è piccino. E poi c'era lo stand di Makeup Revolution, raga, una cosa immensa, e io non ho mai provato nulla di questo marchio, quindi ho detto yes, ci siamo. Quindi ho preso questa qui, che in realtà mi ispiravano tutte e tre perché ce n'erano tre di queste palette dei glitter. Il prezzo, se non sbaglio, è 10 sterline. E vi faccio vedere all'interno, a parte vabbè il pack poi esterno che è pazzesco, ha tutti questi glitter sui toni appunto del rosa rosso. Non ve li swatcho se non faccio un casino, ma vi posso assicurare che sono pazzeschi. Sempre di Makeup Revolution ho trovato questi qua, che sono i Concealer and Fine. Fortunatamente c'era anche la mia colorazione, che sembra essere la C6.5, infatti ne ho presi addirittura due perché mi ispiravano tantissimo, assomigliano molto a quelli di Nabla, che anche di quelli, vabbè, poi vedrete, ne ho presi una scorta con questo Black Friday, un po' da Sephora, un po' da Nabla, un po' boh, dovunque lo trovo. E appunto questo ci assomiglia tantissimo, secondo me, cioè proprio si secca, si setta, è bello coprante. E questo qui veniva 4 sterline l'uno. Ultima cosa che ho preso è questa palette di illuminanti, è stata fatta da questa ragazza, penso che si chiama Soft X, e ha dei colori molto vari. Eccolo qua, costava intorno ai 5 pound. E poi dopo tutta questa cosa, se spendevi 30 sterline, io ne ho spese 35, avevi in regalo una palettina scelta, e io ho preso questa qui sempre di Makeup Revolution, che è la Pretty Strong. Questa qui non l'ho swatchata, toccata e niente, ed è infatti sigillata, vedete non si apre, perché la voglio mettere in un giveaway. Sto praticamente facendo un mega bustone con tutte cose, quindi restate sintonizzati anche per quello. Sempre in questo centro commerciale, cercherò di andare a step il più possibile, c'era lui, ragazze, lo store di Morphe. Da qualche mese a questa parte ci compro in continuazione. Qui ho detto entriamoci, solo che era appunto il Black Friday, quindi molte cose non c'erano, tipo tutta la linea di Jeffrey c'era pochissima roba, infatti ho preso soltanto un pezzo. Più che altro ho preso i pennelli, e una cosa che è la più huge che vedrete, in realtà mi è arrivata a casa perché l'ho comprata su internet, infatti in negozio non l'avevano, e ho fatto bene a comprarla online, anche perché ormai è sold out ovunque. E quindi allora l'offerta che c'era quel giorno mi sembra fosse il 25% sui pennelli. Infatti ho speso 54 sterline 60 in totale, e mi hanno tolto quasi 15 sterline, e ho preso un bel po' di roba, cioè non mi sono data freni, quello che mi interessava lo buttavo e ciao. La mega cosa, quella sold out, ve la lascio per ultima, ma avrete forse intuito, e vi faccio proprio vedere solo quello che ho acquistato lì. L'unica cosa di Jeffrey è questa Velour Lip Lipstick, che io adoro follemente, e ho preso un colore un po' diverso perché di solito di Jeffrey, essendo che li uso praticamente sempre, compro soltanto colori nude, e invece ho voluto prendere questo che è bellissimo, è tipo un rosso aranciato e si chiama Ann Nicole, molto carino. Su questi per me andate sempre sul sicuro. Poi ho voluto provare un paio di ciglia finte che non avevo mai sentito, mai visto, quindi appunto le ho prese. Queste qui sono le Malibu, e venivano, se non sbaglio, 4 sterline, mentre il rossetto di Jeffree Star l'ho pagato 16 sterline. E poi passiamo ai pennelli, che sono, come vedete, un bel po', ma hanno dei prezzi secondo me molto vantaggiosi, e soprattutto la cosa bella dei pennelli di Morphe è che hanno delle forme particolari. Infatti mi sono concentrata nel prendere quelli un po' che non avevo. Più ne hai, meglio stai. Quindi cercherò di farvelo vedere uno per uno. Ho ripreso, perché io ne ho già uno simile della collezione di Jaclyn Hill, M213, che è questo molto piccolo. Potete utilizzarlo sia per mettere l'illuminante, il punto luce nell'angolino qua interno, sfumare sotto, davvero è pazzesco. Poi ho preso R43, che fondamentalmente è un pennellino piatto, che però è bello corposino, e infatti l'ho preso anche qua, sfumare sotto, applicare ombretti, poi ognuno ci fa quello che un po' vuole. Ho preso R30, che è questo qui da fondotinta, ed è diverso dagli altri che ho già a lingua di gatto perché questo è più corto. Poi vabbè, sono morbidissimi, quindi ho detto lo provo. Poi ho preso quest'altro, che è da sfumatura ma in realtà anche da correttore, insomma sì, ripeto, ci potete un po' fare quello che volete. E 22, come vedete è bello pazzesco.
taccoso. Poi ho preso un pennellino a penna che è E18, questo qui è un must have, abbastanza classico, però mi piaceva perché anche qui è bello setoloso, non so neanche che termini sto usando. Poi ho preso quest'altro che è sempre a penna, ma è piccolissimissimissimo, super da precisione, ed è M149. Poi questo che può essere utilizzato eyeliner in gel o fare i piccoli dettagli, magari qualche disegnino, o i peletti delle sopracciglia, che è M250-0, che è proprio mini, minuscolissimo. Poi quest'altro da viso, che in teoria è per l'illuminante, e ce ne sono due che sono stra e mega iper famosi, quello bianco e quello nero. A me ispirava più questo nero in realtà, perché lo sentivo un po' più morbido, e quindi ho preso l'M501, è proprio perfetto. E poi l'ultimo, che è quello che mi gasava di più, infatti ne ho preso anche un altro simile con il Black Friday da Beauty Bay, poi vedrete, vi sto già dando troppi spoiler. È un pennello da sfumatura con una forma molto particolare, io lo vedo sempre usare da Nikki Tutorials, insomma questi grandi, e ho detto fammi un po' provare, perché secondo me questo è pazzesco per applicare i colori e sfumarli in modo soft. Questo pennello con questa forma qui, come vedete, è piccolo, lungo, e voi con questo magari ci andate a prelevare il prodotto, lo tamponate il colore e poi lo sfumate così con movimenti piccoli e circolari. Ed ora pezzo grande, questa qui, che ormai è sold out praticamente ovunque, moltissimi mi avete chiesto come ho fatto a comprarla. In realtà io l'ho comprata quando è uscita il primo giorno su Morphe, mi ero messa la sveglia proprio tipo 2 minuti prima, ed è la palette di Jane Charles, che se non conoscete vi siete persi praticamente il mondo, perché è un ragazzo stratalentuoso, fa cose pazzesche. E appunto la palette è questa qui e contiene tutti questi colori, e in più la cosa che mi piace è che è divisa tipo per sezioni, quindi qua magari i verdi, gialli, celesti, rosa, toni più nude, più rossi, marroncini, e al centro avete le mega cialde, i colori must have da sfumatura, eccetera eccetera. Quindi non vedo l'ora di provarla, è ancora intonsissima, l'ho aperta ieri sera. Fatemi sapere se la volete provare insieme a me per la prima volta. Quindi appunto sono molto soddisfatta anche dei miei acquisti Morphe. Adesso non so bene dove passare. Penso passerò ai due, credo siano soltanto due o forse tre, di Carnaby Street, che è un'altra delle vie dello shopping piena di negozi. Poi in questo periodo era bellissima con tutte le lucette. E sono passata al Monostore di Pixi Beauty. Prima volta in assoluto che provo i loro prodotti, perché non ci collaboro, quindi non avevo mai provato nulla, e ho chiesto un po' quali fossero i prodotti best seller per quanto riguarda la skincare, perché poi hanno anche riparto make up. Quindi ho preso questo siero illuminante per la notte, che contiene acido glicolico, aloe vera, ed è questo prodotto qui. Non l'ho ancora provato, sempre per la solita cosa che volevo far vedere i prodottini così intatti, e infatti all'interno ha il prodotto e il contagocce, 26 sterline. Fatemi sapere se voi avete mai provato alcuni di questi prodotti, non solo vabbè di Pixi ma in generale di quelli che vedrete in questo video, così mi date un po' di vostri feedback. E poi ho preso questo che invece avevo visto un po' online ed ero super curiosa di provare. Io non ho particolari problemi di borse, occhiaie, non si sa mai, meglio prevenire che curare. Quindi ho preso questo 24 carati elisir per gli occhi, che anche qui all'interno ha l'oro e il collagene, ed è questo prodotto qui. Il prezzo di questo è 22 sterline, e la cosa particolare è che è appunto questo roll da passare sotto gli occhi, e ha la pallina classica, quella per smorzare le borse, quindi va a decongestionare la parte. Tra l'altro scusatemi se ogni tanto mi calerà la voce, ma ho un po' di mal di gola. E poi la ragazza, che tra l'altro era italiana, quella che lavorava lì, abbiamo incontrato più italiani che inglesi in questo viaggio, ma ok, mi ha dato due campioncini. Uno è una maschera per la zona T peel off, e poi mi ha dato questo che invece è una crema contorno occhi. Poi sono passata da Spectrum, che vende anche qui pennelli, pochette, beauty case, ma di collezioni pazzesche, tipo c'era tutta quella della Villains D, della Disney, della Sirenetta, Biancaneve, e poi c'era la linea di Mean Girls, che mi ispirava un sacco, anche perché erano tutti scontati al 20, 30,
90%. E infatti io come potevo non prendere questo. A prezzo pieno non mi ricordo quanto costasse. E io questa qui l'ho pagata invece 17,50. E sto parlando del beauty case della Sirenetta. Era rimasto soltanto questo ed era scontato al 20%. Lo sapete, io sono ossessionata. Non potevo non prendere questa cosa meravigliosa. E poi è a forma di conchiglia, vedete? Anche qui ai lati ha due conchiglie sbrilluscicose. No, ragazzi, era impossibile lasciarlo lì. Altra rosicata di questo negozio è che se andate al piano di sopra c'è un reparto dove fare la foto e dove poter mangiare cupcake, eccetera, eccetera, con la scritta LED "My brushes are better than yours", quindi i miei pennelli sono meglio dei tuoi. E purtroppo in quei giorni di Black Friday era chiuso perché c'era troppa gente, mi ha spiegato la ragazza, e bla bla bla. Quindi sì, va bene, anche quella poi ci ritorneremo, chi lo sa. Poi siamo passati al NYX Store. Non mi ricordo se era sempre al centro commerciale Westfield o siamo andati a un altro. Comunque vabbè, in ogni caso, anche qui col Black Friday c'era il 20% su tutto, tutto, tutto. Quindi ho comprato un po' di robina. Ho ricomprato il mio Epic Ink Liner, assolutamente straconsigliato. 9 sterline, non so quanto venisse con il 20% perché qui l'hanno messo sul totale. Poi ho comprato un'ombretta cialdina che si chiama Sin Patch, perché, non so. Comunque il numero 21 di questi qua singoli. L'ho swatchato ed era pazzesco, sia come ombretto vero e proprio sia come illuminante, quindi ho detto lo prendo. E questo qui stava invece a 2,50 sterline. Questo qui è un Face and Body Cream, perché è una crema bianca bella 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 grassa. L'ho pagata invece 11 sterline. Ultime cosette, ho ripreso l'Honey Dew Me Up, che è uno dei miei primer preferiti perché è utile, vi trattiene proprio il make up ed è fantastico. Lo stavo per finire, quindi stavo lì, ho detto lo riprendo. E questo qui 15 sterline. E poi ho preso questi glitter che sono il numero 02 Dark Side e sono di un colore troppo bello, sembra un grigio blu scuro e io me lo sono immaginati troppo su un bello smoky scuro, quindi ho detto prendo. E questi qua vengono 6 sterline. Il totale era 43,50, mi hanno tolto 9 sterline. Poi sempre a Carnaby Street, sto un po' facendo dei miscugli perché ogni tanto mi perdo una bustina, sono andata da questo negozio che mi ispirava tantissimo, avevo già sentito ma non c'ero mai entrata prima, che si chiama The Gypsy Shrine. È tutto olografico, dentro è tutto così strano, non lo so, e sono rimasta letteralmente incantata da questi prodotti. Praticamente prendendo 6 di questi ombretti, pigmenti, venivano 35 sterline invece che pagarli mi pare 6 o 7 singolarmente. Quindi ne ho presi appunto un po'. Il primo si chiama Peached, sono tutti iper shimmer e vi giuro fanno un effetto pioggia di diamante proprio. Infatti io scioccatissima ne ho presi 6. Poi ho preso questo che si chiama Gatsby, che è forse uno dei miei preferiti perché è super super scintillante, guardate sullo champagnino dorato. Poi abbiamo Phoenix, che come dice il nome stesso appunto è ripreso, no, dalla fenice. Questo qui è un po' uscito fuori quindi ve lo faccio proprio vedere, guardate che cosa pazzesca sono. Altra colorazione è Rattlesnake, che è forse una di quelle più particolari che hanno proprio in gamma. Questi, la cosa bella è che potete utilizzarli magari anche come top coat finale su un altro ombretto, vedete, tipo questo che ha questi colorini sul verde, eccolo qua. Poi abbiamo Disco, che ha preso anche Julie perché è un argento, quindi vedete è molto versatile. And last but not least, Famous, anche questo vabbè classico colore ed è proprio un oro bello pienoso. Continuando con il make up, comunque beauty, sono passata da Boots svariate volte e ho comprato questi che sono praticamente la mia droga numero uno. Io sapete che soffro tantissimo di labbra secche e questo è l'unico prodotto che me le fa un pochino riprendere, e sto parlando del Carmex. Come vedete ne ho presi ben 5, tornassi indietro ne avrei presi ancora di più probabilmente, perché qui a Roma io lo trovo intorno ai 4, 5, 6 euro, mentre lì stava a 1,50 sterline da Boots. Se invece lo prendete da Primark mi pare stava intorno alle 2 sterline, quindi ho detto faccio un po' di rifornimento
scritto Yeah. Come sempre vi lascio il meglio alla fine, quindi ho lasciato proprio i miei due negozi chicca. Ma anche questo non è da meno, perché per trovarlo ho girato circa mezz'ora più gli altri 4 giorni prima. E sto parlando di Forbidden Planet, che è un negozio di super nerd come me. Infatti sono entrata in quel negozio e mi sono sentita a casa, pieno di Funko Pop, statuine, fumetti, DVD, giochi, chi più ne ha più ne metta, potrei stare a dirvi cose fino a domani. E logicamente ho preso 4 pop, anche perché lì c'erano gli sconti. Ho tolto le etichette da sopra i Funko e li ho attaccati qua sulla busta, così vi posso far vedere quanto stavano prima e quanto in realtà li ho pagati. Io ho preso 4 pop, c'era l'offerta, se ne prendevi 3 li pagavi 29,95 a prescindere dal loro prezzo. Una, lei di Ralph spacca tutto, 2 in realtà che ancora devo uscire qua in Italia, ma penso un po' ovunque, non è ancora uscito, però ci stavano i pop. E lei è super super cute. La statuetta è fatta benissimo, 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 con tutti i dolcetti in testa. Poi ho preso Firestorm di DC Legends of Tomorrow, che è una delle serie che, sapete, guardo sui supereroi, tutte queste cose qui. Questo qui lo volevo da un pezzo, l'ho trovato lì, c'era questa offerta e l'ho preso. E ultimo, ma non per importanza, anzi, ero passata anche a un altro negozio di pop, però quella è su Oxford Street, che si chiama HMV se non sbaglio, che aveva anche un sacco di esclusive, ma purtroppo i Funko erano trattati male, 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 le scatole erano rotte e infatti non ne ho preso nessuno. Qui invece è tutto bene e ho preso Piquette, mi mancava. Di animali fantastici ho preso più animali che personaggi veri e propri, quindi ho detto sì dai, recuperiamo anche lui. E poi a soltanto 2,99 sterline ho preso questo pop che era appunto nella sezione sconti di Ticca, che è del film di Netflix Bright. Io ho anche Nick Jacoby, però lei mi mancava, era lì a 3 sterline che mi chiamava, si sentiva sola e persa. E sono molto 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 soddisfatta dei miei acquisti Funko. Probabilmente ne avrei potuti prendere di più, certo, ma poi non avrei avuto posto in valigia, perché già per portarli ho dovuto tutto scomporli, portare i pop nello zaino con me nella carta bolle, però ce l'abbiamo fatta. E adesso non so se siete pronti al meglio del meglio, ragazzi. Sì, dopo questo mezz'ora di video fatemi sapere se siete arrivati a questo punto, perché siete i miei preferiti, sarete sempre nel mio cuore. E se siete arrivati a questo punto, commentate con queste emoji che vi metto qui, che è ancora da decidere, quindi la state vedendo ancora meglio, così capirò chi è stato bravo ed è arrivato fino a qui. Non so sinceramente se lasciarvi proprio il meglio del meglio del meglio alla fine, ma sì, farò così. Quindi partiamo con le cose di come fate ad andare a Londra e non andare da Primark. Ci siamo andate 6-7 volte, ma alla fine questo è il bottino finale. Tra l'altro c'era un cappottino che, vi giuro, mi sono girata a tutti i Primark di Londra, non lo trovavo, ed era uno di quelli tipo effetto teddy bear, marroncino, tutto peloso, bellissimo. Purtroppo o trovavo la 50, la 52, o trovavo la 34, quindi ero troppo piccolo, non c'era una via di mezzo, e pace amen. Infatti ho comprato quest'altro cappottino che è super 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 bello, l'ho pagato 30 sterline, ed è di questo colore pazzesco, che lì lo vedete più rosso, ma in realtà è leggermente fucsia, e ha le spalline tipo anni 80, bello sartoriale addosso. Di questo sono riuscita fortunatamente a trovare una 44, se ci fosse stata la 42 avrei preso quella, perché comunque veste largo. E appunto è un cappotto neanche troppo lungo, però mi piaceva un sacco la fantasia, quindi ho detto sì, preso. Proseguendo sempre sulla scia del leopardato, ho comprato questa gonna che credo sia praticamente la stessa fantasia, è molto 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 carina. Come di tutte le cose vita alta io prendo una 46, così sto più comoda, e questa qui stava a 12 sterline. Poi ho comprato in previsione di Parigi questo basco rosso, che vi avevo detto nell'ultimo video haul che volevo comprarlo, l'ho trovato lì, ha esattamente 4 sterline, e vi faccio vedere, è super super cute. Poi ho comprato questo qui, che adesso l'ho tutto scartocciato, della sezione di Harry Potter. Ragazze, se andate al Primark di Oxford Street, ce ne sono 2, una all'inizio e una alla fine, ecco non mi ricordo quale dei due, c'è proprio un'intera sezione, un intero reparto solo di Harry Potter, tutto decorato con su le cose appese, non appese, i simboli, wow. E appunto ho preso questo pile che ho pagato 6 sterline, e c'era di tutte le case, e io logicamente l'ho presa di Serpeverde. È troppo
troppo bello. Cioè, raga, è una cosa proprio stratosferica. Continuiamo sempre sulla scia Harry Potter. E ho comprato questo pigiama, che è un pigiama di pile di Edvige. Il pantalone è fatto così, blu scuro con sulla civettuola e le stellinine. Ho preso una L perché io i pigiami li voglio sempre larghi, ed era l'ultima L, appoggiata tra l'altro in un'altra parte del reparto perché gli altri pigiami stavano da un'altra parte, e io per il rotto della cuffia ho trovato questa. E la parte sopra invece è così. Non vedo l'ora di indossarla, però io ho il feticcio che li devo lavare. E la cosa bellissima, guardate un po' cosa c'è scritto qua, porta in bocca la lettera con scritto appunto l'indirizzo di Harry. Ci sono altre cose di Harry Potter, ma adesso le peschiamo. Ho preso invece quest'altro maglioncino, che è un maglioncino effetto pelosino di questo fucsia viola super power. Ho preso un M perché calza comunque grande, 13 sterline. Poi ho preso tipo 7800 paia di calze, calzini, calzettini e chi più ne ha più ne metta. Quindi adesso scorreranno tutti questi paia. Allora, ho trovato questo primo paio di calze che sono 40 denari, 3 sterline. Quest'altro invece sono 40 denari, ma sono tipo quelle non fascianti, modellanti, 2,50 pound, però credo sia soltanto un paio, mentre le altre erano 3 paia. Queste anche 2 pound, 80 denari. Poi ho preso questi che sono i miei calzini preferiti in assoluto, che sono quelli della sezione sport, tipo traspiranti, e sono fatti a fantasmini, o questi li metto tipo con le Vans, le Converse. Questi qua sono 5 paia per 3,50 pound. Poi della stessa categoria ho preso anche i calzini, questi qua normali, sono 5 paia per 2,50 pound. Poi ho preso questi calzini super cute che hanno il fiocchettino leopardato e venivano una sterlina e 50. Poi queste calze a qua che venivano 3 pound. Poi questi sono dei pantaloni per la palestra sportivi, tipo a leggings, l'ho pagato 5 pound. Ho preso altri di questi calzini sempre a 2,50 pound. Ho preso questi che invece sono più lunghi, quindi vanno bene quando metto gli stivaletti oppure con i Dr. Martens. E questi qui li ho pagati soltanto 1,80 pound e sono 5 paia. Mi sono un po' pentita perché ne avrei prese di più. Poi ho comprato questi pantaloni del pigiama di Serpeverde, sempre con scritto qua Slytherin. E questi qua li ho pagati 8 sterline. Poi ve l'ho detto che ho fatto una scorta esagerata di calzini, quindi non sono finiti. Ho anche questi qua che sono quelli che io utilizzo per dormire la sera e li metto dentro il pigiama. E infatti sono i Cozy Socks. Questi sono 2 paia nere, tipo fluffy, vedete, tutti morbidosi. Soltanto una sterlina 80. Sì, raga, io ci dovevo andare con 7 valigie e farmi tipo 2 valigie solo di calzini. Poi ho preso questi color senape che hanno il merlettino, erano troppo cute, una sterlina e 50. E poi questi sono 3 calzini tema Harry Potter, ve li faccio vedere. 2 sono a tema serpeverde, di cui uno è sempre questi qua, i Cozy Socks, che ha addirittura la scritta Slytherin con l'antiscivolo sotto, cioè sono panico. E vedete qui, sono fatti così, li ho pagati 3 sterline. Questi qua invece sono normali, limited edition, e hanno qua, vabbè, il classico logo serpeverde. Di qua hanno tutti i serpentini. Sull'ultimo paio c'è scritto Harry Potter con il serpeverde. Infatti quest'ultimo non l'ho capito, un po' da babbani. E quest'ultimo, ragazze, se mi conoscete almeno un pochino, sapete che il mio personaggio preferito di tutto Harry Potter, a prescindere da Draco, Voldy, eccetera eccetera, è lui, Dobby. E quando ho visto i calzini sono letteralmente scappata, urlato. E appunto questi qua li ho pagati 2 sterline e 50. In uno abbiamo la versione nera con Dobby, quest'altro è il mio preferito con scritto Dobby is free con un calzino, ragazzi, cioè ciao. E l'ultimo c'è appunto Dobby con il suo calzino con scritto Free the House Elves, eccolo qui. E poi ho preso un po' di sminchiettate, tipo questi elastici che io tra l'altro ho ancora nel cassetto qua di fianco al letto. Una sterlina, ci sono sia quelli piccoli sia quelli grandi. Per 3 pound ho preso 2 di questi tipo tovagliette asciugamanini per rimuovere il trucco. Poi vicino alle casse c'era una mini acqua micellare
di queste qua. Poi per 0,80 pound ho preso questi cotton fioc da makeup. E poi ho preso questa catenina che mi avete visto anche in quei giorni, me l'avete chiesta però non ho risposto, proprio perché volevo fosse una surprise. E è una collanina con la costellazione zodiacale. Questa qui è quella del toro. Ho portato addirittura tutta la pallina per farvela vedere. Io, come sapete, sono molto attaccata al mio segno zodiacale. Ho il tatuaggio qua, che tra l'altro devo andare a ribattere, ma dettagli. Ho il tatuaggio appunto della costellazione qua, quindi ci stava, era troppo cute. Poi ho comprato questo stampino a forma di labbra esfoliante, praticamente ve lo passate così vi fa lo scrub. E poi ciglia finte. Allora, ho comprato questi due a un pound, quelle singole, sia corte sia lunghe. E poi ho voluto provare queste qua, che dicono tutti sono pazzesche, e sono le Milan, quindi ne ho prese addirittura due, ognuna stava a 5 pound, quindi non sono neanche troppo economiche, spero siano buone. Poi sono passata da Victoria's Secrets, anche qui c'era il Black Friday, quindi c'erano tipo le acque profumate a 5 pound, tantissime creme e slip, reggiseni eccetera eccetera. Infatti mia sorella mi ha mandato in ricognizione, mi ha fatto comprare due reggiseni che stavano scontati da 29 sterline a 20, quindi appunto io ne ho prese due, solo che in questo momento non ho qui da farveli vedere, ma sappiate appunto che ho preso anche queste cose, e tra l'altro le uniche da Victoria's Secret, perché per me non ho preso nulla, visto che di acque profumate ne ho ancora piena la camera. 5 sterline era una bella offerta, però facevano sempre peso in valigia, sempre la stessa storia, quindi va bene così. Stavolta Victoria's Secret non mi ha vista. Detto ciò, adesso è rimasto soltanto l'ultimo negozio, che in realtà ogni volta mi rapisce il cuore un'ulteriore rosicata, perché non ho potuto farmi la foto all'esterno. E sto parlando del negozio di Harry Potter a King's Cross. Come sapete, hanno girato più di una scena dei vari film a King's Cross, sia all'interno sia all'esterno, e hanno proprio montato una finta riproduzione del binario 9 3/4 col carrelletto dove appunto ci si fa la foto. Ogni volta che ci andavo c'era una fila chilometrica tipo di 30-40, un'ora, e non stavo da sola, quindi non potevo far aspettare anche gli altri. E ho detto vabbè, prossima volta ci tornerò con una vera fan di Harry Potter e faremo proprio un tour soltanto di quello. E appunto sono passata al negozio, che fai, non ci vai? E finalmente ho preso una cosa che volevo prendere da un po' di anni. Io sono 6-7 volte che vado a Londra e ogni volta passavo lì, la vedevo e dico oddio, che faccio, che non faccio, no dai, che cosa ci devo fare, fondamentalmente non ci si fa nulla. L'ho presa, sono stata le ore a decidere quale prendere, perché c'era quella di Bellatrix, di Draco, di Voldemort, e sto parlando di una bacchettina. Adesso vi faccio vedere quale ho preso, c'è una motivazione per il quale ho preso questa, la bacchetta più famosa, più potente, poi se la sono passata un po' a tutti i miei personaggi preferiti, passando da Silente, poi Piton, poi Voldemort, Harry, insomma chi più ne ha più ne metta. Ragazzi, ho preso lei, qui c'è scritto logicamente che è di Albus Silente, che poi devo ancora capire perché in lingua originale c'è un cognome, in italiano gliel'hanno cambiato con Silente, però dettagli. Ed è la strafamosissima bacchetta di Sambuco. A parte che è fatta benissimo, è una figata epica, questo da vera fan non potevo non prenderla, ragazzi. E forse è ancora più inutile dei Funko Pop. C'è anche una pinzetta con la scritta Albus Dumbledore, non sono sicura, ma forse questo gancetto si attacca o alla bacchetta o alla scatola, se magari ne avete più di una, per riconoscere di chi è. E quindi niente, io sono sempre molto felice con queste minchiettate da super nerd. E con questo il nostro video haul si conclude. Se volete sapere il prezzo di questa, l'ho pagata 33 sterline e non è la versione con la scatolina di velluto, perché la ragazza mi ha detto guarda, abbiamo finito quella con la scatola un po' più particolare, che infatti veniva mi pare 44 sterline, c'è soltanto questa ma la bacchetta dentro è uguale. Io ho detto va più che bene. Quindi detto ciò, il video haul, almeno questo qui degli acquisti di Londra, finisce qui. Fatemi sapere qua sotto se siete arrivati a questo punto.
tutto e soprattutto qual è il vostro pezzo preferito, se ce n'è uno, se ce n'è più di uno. Aspetto di leggere tutte le vostre considerazioni. Sono molto 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 proud dei miei acquisti, devo essere onesta e sincera, non li avevo ancora mai visti tutti insieme, perché ogni volta che li compravo poi li mettevo subito in valigia. Adesso mi toccherà mettere tutto a posto, quindi capirò bene che cosa ho preso. Se vi è piaciuto, pollicino in su, iscrivetevi al canale se ancora non lo siete e io vi aspetto ai prossimi video, ai prossimi haul e insomma tantissime altre cose. Ricordatevi che a dicembre iniziano i vlogmas, quindi vi aspetto ancora più carichi, energici e ancora un grosso bacione. Ciao!